Desidero portare la vostra attenzione sulle norme generali di diritto canonico, il latino Codex Iuris Canonici, dal quale deriva tutto il diritto così come oggi lo si conosce, sulla parte che riguarda l'analisi del termine persona. Se non si approfondiscono questi concetti, non si può capire come questo attuale sistema abbia schiavizzato l'intera umanità, né come uscirne. Leggiamo testualmente. La nozione di persona, come noi la intendiamo in senso filosofico, teologico, è stata per la prima volta utilizzata da Tertulliano e resa comune da Sant'Agostino. La persona è una realtà metafisica. C'è una dignità a priori della persona che la Chiesa deve riconoscere ed accogliere nel proprio ordinamento. Nel codice non si tratta di parlare delle persone fisiche nella Chiesa, ma della condizione canonica, cioè della situazione delle persone fisiche nell'ordinamento canonico. La parola latina persona indica la maschera che gli attori portavano sulla scena durante la rappresentazione teatrale. Era lo strumento attraverso cui l'attore diventava il personaggio da interpretare, o meglio, attraverso cui l'attore trovava il suo posto nel microcosmo della singola rappresentazione. In questo senso, il concetto giuridico di persona può essere descritto come la via, la forma in cui la realtà fatta di persone e cose entra e trova posto nell'ordinamento canonico. Attraverso la persona, ce ne sono tre accezioni nel codice canonico del 1983, ogni porzione della realtà viene presa in considerazione ed armonicamente connessa alle altre. La persona così intesa è allora una sorta di materia prima che per essere inserita a tutti gli effetti e partecipare attivamente alla vita dell'ordinamento canonico viene modellata attraverso parametri propri di ciascuna accezione. Il risultato è la condizione canonica propria di ciascuna realtà. Le persone, come indicato nel codice canonico del 1917. La nozione di persona è collocata al di fuori delle norme generali vere e proprie, come una sorta di canoni preliminari alla trattazione di quanto riguarda chierici, religiosi e laici. Ovviamente, ogni uomo in quanto tale è persona giuridica, in ordine a quei diritti che provengono direttamente dall'essere persona umana. Si tratta di doveri e diritti naturali, spettanti ad ogni uomo. Anche prima di nascere esiste una dignità, e quindi diritti, che pertiene alla persona e che l'ordinamento si limita a riconoscere. La persona, in senso giuridico, è allora il soggetto di diritti e di doveri, e nel codice canonico del 1917 ne vengono considerati due generi, le persone fisiche e le persone morali. Vediamo ora le persone fisiche. I singoli ottengono personalità giuridica nella Chiesa attraverso il battesimo, con cui l'uomo diventa membro effettivo della Chiesa, titolare dei diritti propri di tutti i fedeli e responsabile degli obblighi che ad essi ugualmente spettano. I battezzati sono sempre tenuti ai propri doveri nei confronti della Chiesa, della quale mai cessano di essere sudditi. Mentre i diritti non sempre sono fruibili tutti e contemporaneamente e possono peraltro essere perduti. La personalità giuridica, infatti, cioè la capacità di essere titolare di diritti e doveri, deriva dal battesimo, che resta indelebile, ma può essere limitata quanto ai diritti. Aggiungerei ora un fatto curioso. Mi riferisco alla visita pastorale del Santo Padre Francesco a Firenze presso la Cattedrale di Santa Maria del Fiore il 10 novembre 2015. Discorso del Santo Padre, il nuovo umanesimo in Cristo Gesù. Estrapolazione dal discorso del lupo travestito d'agnello, mangiatore di carne cruda. Una seconda tentazione da sconfiggere è quella dello gnosticismo. Essa porta a confidare nel ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la tenerezza della carne del fratello. Il fascino dello gnosticismo è quello di una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza, una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare. Ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti. L'agnosticismo non può trascendere. La differenza fra la trascendenza cristiana e qualunque forma di spiritualismo gnostico sta nel mistero dell'incarnazione. Non mettere in pratica, non condurre la parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo. Analizziamo ora la frase iniziale. Una seconda tentazione da sconfiggere è quella dello gnosticismo. Ora, se voi sostituite il termine gnosticismo, che significa conoscenza, avrete la seguente frase pronunciata per l'appunto da Papa Francesco. Una seconda tentazione da sconfiggere è quella della conoscenza, il che significa, in termini pratici, voi rimanete nell'ignoranza,
che a gestire la magia sulle vostre menti assopite ci pensiamo noi. Continuate pure a creare altri movimenti, zona franca, partite IVA, forconi e chi più ne ha più ne metta. Nuovo giro, nuova corsa, introdurre il gettone. Sono tutte creazioni del sistema per tenervi ancora in una gabbia, di diverse fattezze ma pur sempre in gabbia. Se non si capisce chi e come ha creato tutto questo sistema, non se ne esce. One People Public Trust nel dicembre 2012 ha pignorato tutto questo sistema perverso e redistribuito l'intera ricchezza tra gli abitanti del pianeta. Ma voi continuate ad alimentarlo, ossigenando il cadavere. Siete proprio dei masochisti. Ben vengano allora i giri di vite, come ad esempio l'imminente aumento dell'aliquota IVA e altri balzelli, perché questo meritate. Siete, come recita il codice canonico, degli infanti, incapaci di agire. E mi raccomando, la domenica tutti a messa. Da buoni sudditi.